finalmente l'abbiamo. Questo è il nostro primo grande film. Abbiamo chiamato un casino di gente per partecipare a questo. E soprattutto è un film che parla di bionde. Credo che James Blond possa essere chiamato il mio film, perché ho speso veramente molto tempo insieme agli altri ragazzi per la realizzazione. Un film veramente la più imponente realizzazione della Wolf. Vedete, qui abbiamo i soliti problemi, il sole sta tramontando. C'è caldissimo. Siamo ancora alla prima scena, non male. Vedete che Dario non capisce quando è il momento di partire, quindi mandiamo il cut perché... Non è che... È un film meraviglioso, abbiamo lavorato duro per 2 anni, però siamo riusciti a farci fuori un risultato magico. Anche a rapante. Il personaggio che interpreto è Alan Parkinson. Penso che sia un personaggio di secondo ordine nel film, comunque il cattivo della situazione, e comunque questa cattiveria tende a favorire al film un tono ironico. Grazie Rob. Ho amato veramente molto questa sceneggiatura, diciamo che è il mio primo vero lavoro che all'incirca considero buono, perché mi sono dedicato veramente molto, ho speso molto tempo soprattutto di notte, perché di notte credo che vengano fuori le idee migliori, nessuno ti disturba, è stato veramente molto divertente e sono molto affezionato a questa cosa. L'idea originale è nata nelle strade di Garden, eh sì, quel del giorno in quel parco c'era veramente pieno di bionde. Mi sento un bip bene. Facciamo così. Ciao. E questa volta la metto da qua? Il film? Ah vabbè, niente, trovo come una controfigura. Si vede il copione. Io interpreto Reb Haywood, un esperto di computer. Mi è piaciuto molto interpretare questo personaggio perché è divertente, allo stesso tempo strano e affascinante. Il mio personaggio è Edward Kemper, il cofondatore della James Blond Agency, un personaggio abbastanza importante. Per il cast nessun problema, perché ho sempre saputo chi volevo interpretare queste parti, soprattutto Luca e Emanuele, perché io ho avuto proprio gli amici più cari che avevo, e soprattutto anche perché l'idea mi è venuta quando ero con Luca a Gardaland, e quindi era una cosa dovuta, l'idea originale è nata da lui. Buonissimo. In questo film ci sono moltissime citazioni da altri film volute, soprattutto per quanto riguarda Mission Impossible 2. Abbiamo la scena dell'arrampicata, ad esempio, che è proprio tale quale a quella di Mission Impossible 2, ed è per questo che Tom Cruise è stato inserito nel film. Infatti lui ci ha aiutato nella realizzazione di questa scena d'azione sulle montagne della Val di Fassa. Ci siamo divertiti parecchio. 3 gradi di canottiera. Stammi, fammelo vedere. Così. Così. La difficoltà di James Blond come script, come soggetto, era quella che i personaggi, in particolare i 3 agenti, per essere nel banale,
diventassero quasi dei maniaci. In realtà questo non è successo grazie all'ottimo lavoro di sceneggiatura sia di Emma e di tutti quelli che abbiamo preso parte. Rich. And it's just what you know, what I want when I go to movies, that I appreciate when I see good writing in movies like this. Ma che è questo sartone? Yeah. Ma vabbè. Ma non è che giorno di film oggi? Dai, vabbè. Tutto bene. Boh, dai. Hey! Vai! Ho apprezzato tantissimo l'impegno profuso di questi ragazzi nel realizzare questo film. Ho partecipato nel ruolo di Dylan McGuinty, che è un personaggio sì fondamentale ma allo stesso tempo comprimario verso quelli che sono i veri protagonisti, cioè il trio degli agenti dell'agenzia James Bond. Penso che Maya, il regista, sia una persona decisamente forte, decisamente che ti colpisce, ecco. Di fatto quando lui ha un'idea va dritto fino in fondo, parte per la tangente e non guarda in faccia a nessuno. E questa è una cosa decisamente lodevole. Cameron Diaz. Oh mio Dio, Cameron Diaz è voluta assolutamente nel film in quanto è una grande attrice e soprattutto credo sia la donna più bella al mondo. Oltretutto mi sembrava perfetta proprio per interpretare la parte della ragazza di James Bond. Vai. Quello che non dimenticherò mai sono stati i giorni della ripresa Gardaland, è stato così faticoso. Tu morirai. Quando Emma, la regista di questo film, mi ha chiamato per la realizzazione di James Bond, io ero a Roma con il mio carissimo amico Nanni Moretti, con il quale stavo discutendo la realizzazione di Ecce Gombo 2. Ma poi l'ho lasciato completamente solo per venire poi a Fedino, poiché io adoro letteralmente il team vincente della World Pictures. Mi è piaciuto molto interpretare questo personaggio, soprattutto perché è un personaggio molto strano e anche lui è sigillato da diversi dubbi. Praticamente si trova a scegliere tra due cose: lavoro insieme a passione. Il fatto che l'amore coincide un po' con la passione. Sì, è un giochetto. La password la mia preferita la gelapaia. Dare un io? No, mettiti dove ero io. Mi chiamano. Accendi, spegni la tua destra. Schiaccia l'interruttore della vita. Però forse se resta poco è meglio così perché in base all'incolatura che... Penso che Emma sia pazzo, ha lavorato tantissimo per questo film. Dovreste vederlo quando guarda il monitor dopo una scena. Sembra un bambino. He can just create this visceral emotional action. His brains carry a poetry in the way that he cuts them together. It's like a dance. I'm moving on, had enough of crying, bleeding, sweating. Sì, è stato molto divertente realizzare questo film, specie perché era la mia prima partecipazione nel mondo del cinema. Devo ringraziare anche gli altri attori che sono sempre stati amici. Due anni di lavorazione e ora voglio veramente ringraziare tutti quanti. Grazie amici, grazie davvero. See you next time on James Bond 2.